adesso? Buongiorno. 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 Non vorrei disturbare. Chi è l'ultimo? Lei. O primo? Io. Un momento, c'è qualcuno? Nessuno. E allora vengo io? Perfetto. Grazie. Buongiorno. 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 Senta. Dica. Grazie. Prego. Senta, per cortesia. Cortesia? Sì. Io avessi un problema. Problema? Cioè, noi abbiamo un problema. Problema? Che lei mi dovrebbe risolvere. Risolvere? Ce ne andò depilantes. Depilantes? Ma lei che ripete tutto quello che dico io? Faccio il ripasso. Ah, così se lo ripasso. Certo, me lo ripasso. Quindi lei ha un problema. Sì, siccome è un mio problema, diventa un suo problema. Abbiamo un problema. Ah, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Lei è la prima volta che viene in questa banca. Sì, 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 la prima volta. Ai, ma... ai, 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 ai. Mi fa che sta faccia tanta io stesso. Allora, scusa, leggilo prima, no? Allora, mi dica. Io ci avrei un problema di 89,50 euro. Perché siccome ho una cambiale che mi scadeva con la scadenza scaduta da 3 giorni prima della scadenza. Scusi, sì. Scusi. Sì. Lei è correntista? Si sa questa cosa? Che cosa? Sì, sono correntista da 5 anni. Ah, è correntista da 5 anni? Siccome io stavo al primo piano e mi passano i fili che di l'Enel da strada, ma cattai i morsetti, c'è furta la corrente, ma porto intra. Da 5 anni. Ma che cosa fa? Come un contatore l'hai tagliato. Che stai? Oscuro, scusa. Che cosa sto? Al buio. Ma che ruba la corrente al comune? Non ci facesse sentire alla rosa, non può fa macarito. Ah sì? Io stavo al primo piano macare, hai fila che ci passano avanti. Certo. Comunque certo, lei non ha capito. L'ho parlato dentro. Lei non ha capito. Non ho capito. No, io stavo parlando di correntista qua, in banca. No, in banca ma non ammazzare mai. Ah, ma mai? No, in banca mai. Ma perché voi siete con l'Enel insieme? In che senso, scusa? Ah, siete tutta una cosa, effettivamente è vero, per pagare i bulletti ci vuole la banca oggi. Avete allora, ragione. Non ha capito, non ci siamo capiti. Non stiamo capendo. Non ci siamo. Dico, lei ha un conto, qua lei ha un conto. Non ha un... Non ce l'ha. E allora se non è il conto non possiamo parlare. Prima deve fare il conto e poi possiamo parlare. E che condiamo a fare? Non lo so, mi dici. Allora, lei deve fare la distinta? Faccia la distinta. No, lei sta sbagliando, mi sta sbagliando forse con qualcun altro. Guardi, io al massimo posso fare il distinto. Che è a fare? Metti in giù un musso, mi metto l'occhiale che dichiara brillantini. Non ha capito. Lei mi vuole gruppo mio. Non ci siamo capiti. Lei deve fare la distinta, il modulo, deve compilare il modulo. Ah. Allora, lei deve sapere che in qualsiasi altra banca le chiedono prima del conto un certificato penale, uno stato di famiglia, certificato di residenza. Noi qua niente. Niente. Qua non c'è bisogno, perché noi abbiamo fiducia nei nostri clienti. Grazie. Quindi basta che lei mi fa... Ce l'ha l'autocertificazione? Ce l'ha. Cosa? L'autocertificazione ce l'ha? No, io ho l'auto 600 Fiat, mi trovo benissimo. No, non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo? No, non ne capivo. No, io parlo dell'autocertificazione, l'autocertificazione ce l'ha. Che cos'è l'autocertificazione? Gliela faccio io. Grazie, lei è un padre. Grazie. Io ho un problema di 89,50 euro. Sì, ora me lo dice. Intanto compiliamo il modulo. Grazie. Lo posso chiamare papà? Non mi sento suo figlio. Non c'è bisogno. La mia faccia è sotto i suoi piedi. Io mi inginocchio e ci va a simare a lei. Ma come servile? Grazie. Allora, senta, noi abbiamo fiducia verso i nostri clienti. Ricordi, questo è il nostro motto, la fiducia. È un motto? Un detto. Ah, un detto motto. No, no, è un motto, un detto, un modo di dire. Un modo di... Grazie per la fiducia. Intanto lei firma qua, sì. Mi firma. Che c'è? Gli avete la fiducia verso i clienti, vero? Perché? Che se furtano i pin, vero? Sapesse. Io non questo posso capirlo io. I pin posso capire che si furtano, ma di là ho visto i seggi, che catini. Che cosa vuole? Sono tempi duri, signor Litterio. Troppa fiducia! Allora, lei è il signor... Litterio Scalisi. Litterio Scalisi. Che c'ho un problema di 89,50. Lei... Adesso ne parliamo. Nato? O paese? No, di preciso. A me casa. Non ha capito. Ma mi stiamo capendo. Esattamente dove è nato? La stanza letto.
Non ci stiamo capendo. No, perché mio cugino Alf, per esempio, è nascito un corticchio. Scusi, io ci sto dicendo. Vabbè, lasciamo perdere. Sua mamma era incinta di 9 mesi e me. Io se pigliavo 15 giorni di strada. Ma chi è? Alf, mio cugino. Suo cugino Alf. E sua madre era uno stricatore da pila, dos sforzo, pa! Cascava un terra, meno male che c'erano i robe lorda, nunca mureva. Ah, vabbè. Io invece sul letto normale. Sul letto normale, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Residente 89,50. Sì, poi ne parliamo. Vabbè. Residente. Residente. O paese. Via del terremoto. Del terremoto. Numero? Il numero, su sturbavo ma caracas, chi c'è con numero lei? Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Allora, signor Litterio, lei che mestiere fa? Che lavoro fa? Che fa? Ammo tu fumo castanga io, che fa? Lei che mestiere fa? Ammo tu fumo castanga. Fumo. Fumo, quindi è nel campo. Cerco di darmi da fare. Ah, il fumo, quindi. Chimico ambientalista. Sì, sì, no, m'ambiento, io sapevo, m'ambiento. A mia o picca, ma basta, già un giusto mi è da sapere. Astrofisico. No, io no, ne conosco astrologhe, ne conosco. Io no, ma. Comunque lei perito lei. Ogni tanto, come tutti. No, o sempre o mai, mi scusi. Che vuol dire ogni tanto? È sempre perito, chi era? La Zambogna, chi era? Il regista. Lei, scusi, ma ha studiato? Ha studiato per essere... Perito? No, naturale, istintivo, così come viene. Che fa? Ma come è naturale? Mi scusi, si ma studia. Ma che si studia? È certo che si studia. No, io di istinto, naturale. No, assolutamente. Ma guarda che c'ho un dono di natura, non lo sapeva. Certo, si deve studiare. Io, guardi, mia moglie sempre perito, Anche sua moglie perito. Ah, mia moglie, poi come si mette orizzontale, io non lo saccio. Ma che cosa? Lei si deve fare conto che io andavo a mia stanza letto, su pro letto, ci stai mettendo la cappa per sperare. Ma di che cosa sta parlando? Guardi, da estate che dormiamo col solo lenzuolo, mia moglie tanto è perito col lenzuolo, si muove stanza, sembra un fantasma. Non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo, completamente. E siamo italiani. E non ci capiamo. E siamo italiani. Non ci capiamo. Guardi. Senta. Io ho sto problema, 89,50. Ora ci arriviamo. Mi dai euro. Sì. È un problema. Sì. Come il problema sono i soldi, metà dei soldi il problema non c'è più. Ora ci arriviamo. Io prima voglio sapere lei che mestiere fa, che lavoro fa. Ma qua mi do da fare, insomma, ci dice. Quindi diverse cose. Un po' di tutto. Nello specifico niente. Lei ci può mettere specializzato niente. Niente. Cioè, quindi lei è disoccupato. Io sono disoccupato, con la S davanti. È santo cristiano. Lei viene qua disoccupato, ha proprietà. No. Soldi. No. Liquidi. No. Proprietà, case, terreni. A casa di mia moglie di discendenza ereditaria. Terreni. No. Lei non ha niente. No. E come ce li do io i soldi a lei? Ma vedi che stavamo combinando, caro. Volevi i soldi io che non ho. Ha capito? I soldi c'erano a collare. Certo. Certo. La cosa di fare. Ma vedi che pretesa pazzesca che avevo io. Come possiamo fare? Lei è consumato, ha dei problemi. Ma lei non me la può dare una mano di 50 euro? Siccome un do depilante se c'era scritto che mi date una mano che mi tirate su. Ci vorrebbe un garante. Un cantante? Ah? Tony Ranno, che due dei beats ci posso portare? No, che cosa? Io suono la chitarra, ma canta, no? No. Ci porto direttamente a Morgia? No, cantante! Vuole a Folletto, che la batteria, No, no, cantante! Sant'Antania! Garante! Che lui che vuole amore sopra la batteria, trovo un porto così. Non ci stiamo capendo. Vuole Manuela Villa, che la conosco, no, ci porto Manuela Villa. Ma io non parlo di cantante, parlavo di garante. Io parlo avallo, lei ce l'ha un avallo? No, cavallo non ce l'ho. C'ho no. Mio cugino c'ha un asino, uno scecco. No, no, no. Avallo che cavola! No, non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo. Ma lei è italiano? Certo. Io italiano pure, non ci capiamo due italiani. Allora, senta, no, per capirci. Sì, per capirci. Mi segua, mi guardi attentamente. Sì. L'avallo, il garante sarebbe, lei ce l'ha un cretino che nel caso paga per lei? Un cretino. Ci posso pensare? Grazie signora. La signora mi ha suggerito che ce l'ho. C'è il cretino, c'è? Sì. Eh? Un grande cretino. Ah sì? Un signor Savolarosa. Ah sì? Guardi, facciamo così. Avallo.
Lui si chiama La Rosa, che sarebbe una cavalla. Però è un maschio. Io siccome la sua firma la faccio precisa. Sì? Io si spoglio un nome Cammarino. Io ci furto la carta d'identità. Ci faccio la fotocopia, la porto qua la firma e ci la metto io. Ma perché lui c'ha i soldi? Soldi accatastati. Ma che mi stai dicendo? È ricco, ricco. Riccone proprio. No, no. A parte il fatto che vuol dire proprietà, case. Non ha capito. Ah, case, anche la casa. Palazzi. Un palazzo. Sì, un palazzo unistaido, antico. Ah, sì? Di epoca 700-725. Ah, sì? Tutto in stile Vaccariccio. Vaccariccio? Vaccariccio? Vaccaredda. Ma non sarà, ma non sarà del Vaccarini? No, di Idri, quando si è saluto io ho visto l'atti proprietà. Ah! Di Idri, di Idri. Vabbè, comunque è ricco, ce l'hai. Ricco, macchina. Allora possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Perfetto, possiamo andare avanti. Allora signor Litterio, allora 58 lei... euro. Ho capito, 50, ho capito. Siccome il 50 già ce l'ho. Sì, 89. 89,50. A cambiare di 139,50 sì, mi faccio un conto. Ascolti. 50 euro mi faccio dare dell'usuario del paese. Va bene. Lo sai, non me ne posso dare. Quindi lei vuole un mutuo? Eh? Lei vuole un mutuo? No, no, perché dai, già a casa siamo a seguito che siamo. No. Se lei ha questo potere, perché sa diventare mutuo a mia moglie che parla troppo? No, non ha capito. Non stiamo capendo, ma... Ma non ci stiamo capendo. Lei è di Catania. Certo. No, io parlo di fido. Lei vuole un fido. Ma no, mi mosse l'anno scorso. Cara, non voglio più a mia casa. No, il fido. Io non mi affido, manda a combattere con mia moglie. Non ci stiamo capendo. Non ci capiamo. Senta, lei italiano? Italiano. You speak English. Certo, no, italiano parlo. Senta, lei il mutuo non lo vuole. Il fido è venuto qua perché cosa? Vuole fare un bond? Vuole fare un bond? Sì, ma che è un film? Mi fa fare James Bond, che sai? No! Mi fa fare l'attore? No! Io voglio 89,50, ma no! No, ma io sto parlando di un'altra cosa, io parlo di borsa, di Nasdaq, di Dow Jones, lo conosce il Dow Jones? Io conosco il Dow Jones, un cantante! Non ci stiamo capendo! Non ne capiamo! Allora, lei deve seguire me, guardi che tutta l'economia sì. Oggi segue il PIL, è importante seguire il PIL, noi siamo attentissimi al PIL, ha capito? Mi accoppio esattamente con lei. In che senso? Io al PIL ci sto attentissimo. Ah, sì? A lei è mia di PIL, ma parlare. Ah. E io parto, carosì. Allora lei... A stasera ce ne andiamo a PIL. Allora se io gli dico... Se io gli dico OPA, lei cosa mi dice? OPA? Allagliata, la sua morte è... Che cosa? OPA, la sua morte è allagliata, si deve friggere in mezzo all'aceto, poi ci dai, ci fai indacchi no, e ci azzicca l'aglio e la menta. Non ci stiamo capendo. Non ne capiamo. Io parlo di giocare, OPA, il gioco, cioè gioca lei allora. Il gioco dell'OPA, ci giocavo quando era Nico. Niente, non ci stiamo capendo. Non ne capiamo, io non so. Lei è il direttore? Sì, sono il direttore. A me mandare 89,50. Ho capito. È un problema che abbiamo tutti e due. Perché? Però lei, mi scusi, è al buio completo. Ma lei non vede il sole 24 ore? Ma guarda, io dopo 5 minuti mi corrono l'occhio. Quale 24 ore? Non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo. Non ci capiamo. Non lo so. Non ci stiamo capendo. Allora, senta. Italiano. Allora, mi ascolti. Mi ascolti. Io le dico tutti i servizi che la nostra banca può fare e poi lei mi ferma e mi dice questo voglio. Va bene? Ci capiamo? Servizio, certo, qua facciamo tutti i bei servizi. Ascolti. Depositi, vuole un deposito a interessi fissi variabili, indicizzati, decrescenti, scorporature bancarie con limite, sconfinamento, utilizzo, BOT, CCT, sotto costo, sotto imponibile. Sotto letto d'azza Mattia, ginocchione cottone cugia. No, non c'è. Bravo, stito e poi su spicchio, picchio, spicchio, chiuso stivo. Quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. 33 trigger, 32 trigger. Non ha capito, quella è un'altra cosa, non ha capito. Ma che mi sta dicendo? Sciogli lingua lei. Senta, lei. Lei ce la fa, scusi. Sotto letto d'azza Mattia, ginocchione cottone cugia. Ma che cos'è? La filastrocca mi fa. Ma perché lei che cosa mi ha detto ora? Io parlo di servizio, parlo di fido, di mutuo. Vuole un mutuo. Un mutuo iperbancario. Vuole un mutuo agevolato! Vuole un mutuo chirografico! Giornaletti pornografici, magari venite qua! Quale giornaletti? È un mutuo! Senta, non ci stiamo capendo! Non ci stiamo capendo! Comunque, intanto siamo d'accordo, lei vuole il conto? Sì! Vuole il conto in questa banca? Me l'ha detto lei che ci vuole il conto! E quindi lo facciamo! E per forza! Allora, lei i soldi me li può dare senza conto? E senza conto non gli posso dare niente! Per dare i soldi ci vuole il conto! Certo! Facciamo il conto! Allora, lei c'ha soldi in tasca? Io c'ho 50 euro. Mi dia, metta euro. Qua. Sono pochini, Che mi desse cosa? Sono pochini, 50 euro per il conto. Mi desse l'usuario dopo paese. Mi dia. Ma uno l'hai messo. Scusa il telefonino. Ma quante cose c'ha dietro? Scusi, ma... Non stai trovando a caso?
Ce li ho perso con la lava persa. Perfetto. 50 euro. Queste sono 50 euro. Queste sono i miei. Per il conto, sì. Va bene. Queste sono, mi servono. Queste 50 euro, sì. Sono un po' pochine, ma comunque, va bene. Allora, ora possiamo parlare. Lei adesso è diventato correntino. Scusi, i soldi, perché ne tiene sopra tavolo? Scusi. Le 50 euro sono per il conto. Noi conserviamo i suoi soldi. Noi li conserviamo come se i soldi sono vostri. Noi facciamo attenzione ai vostri soldi. Però sui miei. Certo, scusi. Però noi li trattiamo come se fossero i nostri. Scusi. Quindi li teniamo noi. Se li teniamo noi, perché vuole i soldi, mi scusi. I soldi ce li ho io, basta. Allora, questi soldi sono per il conto. Ora lei... sui miei. Certo. Ce l'ave ora lei. Ma sono di me, allora, mi adesso l'usuario, sì, a fine mese ci metto una 200. Allora, lei adesso che cosa vuole? Mi dica. Io ho bisogno, siccome io ho una cambiale che mi scappa. Allora, siccome io, chi viene io? Appunto. Ah, io ho una cambiale di 139,50 euro che mi scade con la scadenza già scaduta. Perfetto. Di 3 giorni, è un bonutaro. Quindi lei vuole? Sì, entro domani, e di chi c'è a portare su? Quanti sono? 100, la cambiale è di 100, la cambiale è di 139,50. Io ho 50, lei mi dà 89,5 e ci risolviamo questo problema. E con nappi di casa. Quindi lei vuole 89,50 euro. Ah, benedetto il Dio. Vediamo la sua posizione. Ecco. Qual è la sua posizione? Nella banca? Sì. Lo sai, hai cambiato posizione? No, si sieda. Posso stare qui? No, parlo del conto. Ah. Allora, la sua posizione è che lei ha una copertura. Ai. Ha una copertura di soli 50 euro. Esatto. Caso email. E infatti, e con 50 euro io 89 euro di prestito non glielo posso fare. No? Io gli posso prestare al massimo 20 euro. 50, 20, 70. No. Arrivare a 130, no, ma mudichedda. No. Ci posso arrivare, va bene, mi dasse 20, 50 là, io 70. No, me ne manco non una, ha capito, non 60. Ha capito. Lei le 50 sono per il conto corrente. Sì. E quelle me le deve dare. No, quelli no. Allora, le faccio capire bene. Allora, queste sono le 50 euro. Sì. Ci siamo? Sì. Questo è il conto corrente, sì. E questo è il capitale della banca. Sì. Allora, le 50 euro servono per il conto corrente che va poi al capitale della banca. Sì. Qua c'è il capitale della banca. Qua c'è il conto corrente, qua ci sono i 50 euro. 50 euro per il capitale va alla banca, qua ci sono le 50 euro, il conto corrente. Dove sono le 50 euro? Scusi, lei che è come un padre per me, posso chiamare papà? Prego, faccia. Me lo fa un'altra volta che mi confondo. Allora, queste sono le 50 euro, sì. Questo è il conto corrente e questo è il capitale. Sì. Qua c'è il capitale, il conto corrente e le 50 euro. Le 50 euro servono per il conto corrente e per il capitale che poi versa nel conto corrente. 50 euro, conto corrente e capitale. Qua c'è il conto corrente, qua c'è il capitale. Dove sono le 50 euro? Qua! Conto corrente, è sbagliato. Quindi lei ha perso 50 euro e avrà le 20 euro, che le do subito. Qua ci sono le 20 euro. Lei ha 20 euro, io aspetti, scusi, una chiamata, un attimo. Papà, sì, papà, mi dica. Ma io avevo 50 euro quando te. Ora ha 20, non faccia domande, scusi. Pronto? Sì? Ah sì, c'è un altro signore? Sì, arrivo subito, va bene? Sì, sì. No, sto arrivando io. Va bene, grazie, arrivederci. Va bene, io me ne vado, devo andare, mi dica. Scusi, ma io avevo 50 euro, sì. Quando tre. Ah, mi dimenticavo, signor Litterio, mi raccomando, ogni mese 20 euro, Mi date 20 euro mesi? No, deve versare. 20 euro al mese per 12 mesi. Arrivederci. Scusi! Ma la banca non è il tuo amico, ti dà una mano, ti solleva. Lei sta mano mi pigliava un po' un culo, mi pigliava, scusi. Vincenzo Volo, Enrico Guarneri Litterio. Sì, scambiate i soldi. Allora, nel 71.